Benvenuti alla Video Academy di Aron Gallery. In questo video parliamo della fotografia di reportage con Massimo di nonno. Nato a Campobasso, nel 1998 si trasferisce a Torino, dove realizza progetti d'arte contemporanea con Anna Maria Ferrero. Successivamente lavora come fotoreporter per diverse agenzie, fra cui Get Images. Nel 2003 arriva a Milano, dove, con Samuele Pellecchia, fonda l'agenzia Prospect. È l'autore dei progetti Po River e Fosgrafe con Around Gallery e coautore del progetto multimediale The River Journal del 2015. Costruiamo con Massimo un racconto per immagini. Ciao, in questo video illustreremo alcune regole per la costruzione di un reportage. Intanto iniziamo con definire che cos'è il, il reportage. Il reportage è un racconto attraverso una sequenza di immagini. Vale a dire che noi dovremo dare eh, allo spettatore la possibilità di, eh, di essere introdotto all'interno della vicenda che abbiamo deciso di, di raccontare attraverso una serie di informazioni sotto forma di, di immagini. Eh, iniziamo col definire intanto. Eh, la differenza che passa tra l'oggettività del, del fatto, della storia, che è qualcosa che accade, è reale, e quello che noi eh, invece andremo, andremo ad, ad interpretare attraverso la, la, le fotografie. Eh, sarà il nostro sguardo e sicuramente quindi sarà una lettura soggettiva della, della storia. E questa è una ragione per la quale non dovremo eh, preoccuparci di raccontare storie già eh, raccontate, già fotografate. Ma cosa ci spinge a fotografare e a raccontare una storia piuttosto che un'altra? Le ragioni possono essere diverse, eh, può essere un nostro interesse eh, culturale, eh, può essere un nostro interesse geografico, un nostro interesse eh, giornalistico, eh, oppure può essere anche semplicemente una vicinanza di, di ideali. Dovremmo andare alla ricerca di una storia che sia una diretta conseguenza del tema generale, oppure una storia emblematica e significativa che rappresenti bene il tema che abbiamo scelto di, di raccontare. Una volta individuata la storia dovremo andare alla ricerca delle informazioni necessarie per eh, raccontarla. Dove andiamo a raccogliere? Quali saranno le nostre fonti? Le nostre fonti possono essere diverse. Può essere la lettura eh, di romanzi, la visione eh, di film che riguardano quel tema, perché possono darci delle suggestioni sul posto e sulla storia che noi a nostra volta potremo interpretare con eh, delle citazioni. Eh, può essere la eh, visione di documentari. Eh, o di saggi che possono affrontare l'argomento da un punto di vista storico, da un punto di vista eh, antropologico, da un punto di vista sociologico, in modo tale da darci delle visioni a seconda di quello che vogliamo eh, trattare. Oppure andare alla ricerca di lavori già realizzati, lavori fotografici già realizzati che ci possono dare un'idea di quello che ci troveremo davanti, ma anche capire come altri hanno interpretato questo, questo racconto. Uh, sicuramente una fonte interessante sono, uh, è la, la lettura di uh, articoli giornalistici uh, che andremo a cercare sul, sul web di giornali nazionali, internazionali e anche uh, di giornali locali, perché i giornali locali sono, essendo molto vicini alla, alla storia e alla vicenda, possono darci dettagli, possono fornirci dettagli interessanti. Inoltre i giornali locali e quindi i giornalisti possono essere anche una fonte per reperire contatti in, in loco. Ma quali sono le altre fonti eh, alle quali potremo rivolgerci una volta sul, sul posto? Eh, facciamo l'esempio che stiamo trattando un problema di carattere sociale. Allora probabilmente varrà la pena andare alla ricerca di eh, soggetti che stanno lavorando per risolvere il, il problema. Perché, oltre a essere una buona eh, fonte di, di informazione, potrebbero costituire anche un, eh, un elemento narrativo che andremo ad inserire nel nostro reportage. Da questo punto di vista, eh, diciamo, i soggetti, eh, quindi che possono essere ONG, associazioni o semplici attivisti, proprio perché conoscono bene il problema e il posto dove lavorano, eh, possono essere, tra virgolette, anche una, una, una buona guida che in, posti dove, in luoghi dove per ragioni culturali, per ragioni di lingua o semplicemente logistiche eh, faremo, fatica a, a, faremo fatica a penetrare. Loro che sono ben inseriti possono essere una sorta di, eh, di passepartout. Dobbiamo ricordarci che noi siamo degli ospiti e quindi dovremo eh, rispettare il luogo dove, dove andiamo. Per fare questo dovremo fare attenzione a eh, scrivere un progetto e spiegare a chi ci rivolgiamo esattamente chi siamo cosa intendiamo fare e perché ci rivolgiamo a loro. La fase di preparazione diciamo che è una fase molto importante perché eh, significa arrivare sul posto eh, preparati, avendo un'idea più o meno di cosa troveremo e di cosa intendiamo fotografare. E questo ci faciliterà nella realizzazione del, del, del lavoro perché vuol dire che andremo alla ricerca di, di fotografie che hanno al proprio interno delle informazioni che fanno parte della, della, diciamo della, della storia. La fase di preparazione è una fase molto importante e che probabilmente richiede anche più tempo della fase di, di scatto vera e propria. Arrivare preparati significa avere le idee chiare su quello che si andrà a fotografare, cioè andare alla ricerca di immagini che foto dopo foto andranno a costruire il nostro reportage. Quindi, finita la fase di preparazione, diamo una occhiata. A quello che è il corredo eh, fotografico e non solo, quindi l'attrezzatura che dovremo portare per realizzare il nostro lavoro. Partiamo dal corpo macchina: eh, se ne possediamo due, consiglio di portarli entrambi perché un qualsiasi imprevisto non deve pregiudicare la riuscita del, del lavoro. Sulle ottiche, invece, il discorso è a mio avviso soggettivo perché eh, ognuno ha una propria caratteristica di, di scatto, una propria caratteristica di, di lavoro e quindi possiamo decidere per ottiche fisse o per zoom. Un corredo base prevede un 24, un 35 e un 50 mm, che sono delle ottiche fisse, normalmente sono piccole e poco ingombranti e che ci costringono anche ad avvicinarci al soggetto creando con esso un'empatia maggiore e quindi eh, anche un risultato Migliore delle immagini. Eh, lo zoom può avere il vantaggio di essere un'unica ottica che racchiude un grand'angolo fino ad arrivare a un, a, un, a un mezzo tele, mettiamo il caso di un 24-105. Che però dall'altra, sempre a mio avviso, può avere il, eh, lo svantaggio di confonderci eh, nell'inquadratura, vale a dire che con un'ottica fissa siamo costretti ad avvicinarci e allontanarci dal, dal soggetto, a seconda di come vogliamo che esso sia eh, ripreso all'interno della, della fotografia, dell'immagine. Eh, con lo zoom rischiamo di restare fermi nello stesso posto, facendo muovere solamente l'ottica, passando dal, dal grand'angolo al mezzo tele. Per quanto riguarda il teleobiettivo, anche lì è una scelta molto soggettiva, può di sicuro eh, avvantaggiarci se dobbiamo riprendere eh, soggetti da noi distanti, eh, però può essere anche un, imp un impedimento o un, un peso. Nel caso in cui non, non possediamo un, un, un teleobiettivo, eh, possiamo invece usare, usando delle ottiche fisse, possiamo usare degli accorgimenti nell'inquadratura. Mi piace citare il fotografo americano dell'Ottocento, Andrew J. Russell, che documentò la, la costruzione della linea ferroviaria della Union Pacific. Se guardate le sue fotografie noterete come i soggetti umani, sebbene piccolissimi, sono molto visibili, cioè attraverso la giusta inquadratura eh, riesce a mettere in risalto una piccola porzo, porzione di, di foto, dove il nostro sguardo si andrà a concentrare. Altro aspetto importante nella scelta delle ottiche è la loro luminosità. Eh, avere delle lenti luminose significa essere avvantaggiati quando lavoriamo in situazioni di luce molto scarsa, eh, senza l'aggiunta di eh, altri mezzi tipo flash o luci che vanno a modificare e alterare la, la scena stessa. Passiamo adesso invece a vedere quali sono gli altri, eh, le altre attrezzature da, da portarci in caso in cui usiamo una, una macchina digitale. Sicuramente un computer eh, con un lettore di scheda che utilizzeremo per scaricare le schede man mano che, che, che lavoriamo. Un hard disk dove faremo un backup e per i più prudenti un secondo hard disk perché in caso di rottura, furto eh, o smarrimento non abbiamo perso il lavoro eh, realizzato durante il, il nostro viaggio. Nel caso in cui eh, decide, decidessimo di utilizzare una, una fotocamera analogica dovremo eh, capire di quante pellicole abbiamo bisogno. Questo dipenderà più o meno dal nostro modo di, di lavorare, di fotografare e da quanto lungo sarà il viaggio quindi potranno essere 30-40 pellicole, eh, 50 a seconda di come com com funzionerà il nostro viaggio, il nostro lavoro. Non dimentichiamoci nel caso in cui eh, dobbiamo prendere degli aerei eh, di fornirci anche di un sacchetto piombato che proteggerà le pellicole dal, dagli scanner de, degli aeroporti. Bene, a questo punto eh, se abbiamo preso un uh, biglietto aereo Abbiamo acquistato un biglietto del treno, abbiamo fatto il pieno alla macchina o semplicemente acquistato un biglietto dell'autobus, siamo pronti per eh, iniziare a lavorare. Non dimentichiamoci eh, l'agendina. Dove avremo appuntato le nostre informazioni che abbiamo raccolto nella fase di preparazione e eh, le, tutte le informazioni che raccoglieremo durante il, 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 il viaggio. Informazioni che eh, ci serviranno a ehm, scrivere un testo di prese presentazione del, del lavoro e anche di volta in volta andare a compilare le diascalie. Le didascalie, che sono una, una parte molto importante della fotografia, e che al loro interno dovranno contenere un brevissimo testo di spiegazione del, del lavoro e eh, la data, il luogo, e eh, nel caso in cui ci sono, sono presenti del, del, delle persone, descrivere chi sono queste persone, cosa stanno facendo e perché sono importanti all'interno della nostra storia. In questo mondo dove le, le, le fotografie viaggiano velocemente su internet e molte, molte volte vengono estrapolate dal, dal, dal loro eh, contesto e gli viene assegnato un altro, un altro significato, la didascalia svolge un ruolo molto importante proprio perché può evitare questa manipolazione. Passiamo alla fase di scatto. Importante sarà, prima di iniziare il nostro lavoro, eh, sarà la fase di ambientazione con il logo e con le persone che andremo a fotografare. Questo servirà a rompere una certa diffidenza che potrà crearsi nei nostri confronti, giustamente anche, e eh, a creare una, una, un rapporto con, con, con il soggetto. Che vuol dire? Vuol dire che probabilmente eh, i primi giorni, a seconda del tempo che abbiamo a disposizione, o le prime ore dovremo dedicarle proprio alla conoscenza del territorio, alla conoscenza delle persone, in modo da eh, creare eh, un rapporto con, con il posto e con, con le persone. Sempre a proposito del rapporto con le persone, lavorare con un'ottica fissa e quindi meno ingombrante eh, crea meno soggezione da, da parte loro eh, e quindi ci facilita nel, nel lavoro. A questo proposito, a proposito di prendere la confidenza con il posto e con il territorio, un consiglio che posso dare è quello magari di andare in giro senza macchina, proprio anche fermarsi solamente in un angolo ad osservare quello che succede in quel posto raccogliere anche sensazioni, emozioni eh, dettate dal, dal, dai rumori, da, dagli odori, eh, che poi noi cercheremo di tradurre sotto forma di, di immagini. Sicuramente una buona foto di apertura che ci introduce alla, alla storia, una foto che sia di chiara lettura e anche di impatto. Eh, poi andremo alla ricerca di altre situazioni, come per esempio eh, dei ritratti ambientati dei soggetti. Perché così metteremo in risalto eh, i loro volti e le loro voci. Eh, poi delle foto panoramiche che ci contestualizzano dove ci troviamo eh, e per questo suggerisco di trovare sempre un posto dall'alto che può essere un palazzo, che può essere una, una, una torre di un campanile o anche solo il belvedere di, un, di una collina. Altre situazioni possono essere scene di vita in interno perché così vuol dire che entriamo. Ehm, all'interno delle vite private, anche degli spazi privati de, de, dei nostri protagonisti. Eh, e scene di vita in esterno che ci danno l'idea di dove si muovono i nostri protagonisti e anche dare un'idea della vita intorno alle, alle loro storie. Eh, poi delle fotografie in notturno, per dare eh, idea del, dello spazio temporale, anche eh, di come si svolge la, la, la nostra storia e da non dimenticare foto importanti che sono eh, fotografie di dettagli che possono essere sempre utili nella, nella, nella narrazione. Eh, L'idea che dobbiamo dare è un po' quella di una eh, camera da, da presa eh, cinematografica che da un'inquadratura molto larga stringe piano piano lentamente verso il, il soggetto, il focus, fino a, a, ad allargare di nuovo e condurci verso un'uscita. Un queste immagini che apparentemente possono sembrarci così diverse servono proprio a creare un ritmo narrativo eh, e lo spettatore dovrà essere guidato da una sequenza di immagini che siano dinamiche eh, ed ogni foto dovrà contenere al proprio interno delle informazioni eh, riguardanti la storia. Queste informazioni possono essere eh, esplicite o anche solamente dei, dei rimandi. Prendiamo il caso della storia di Mario, che dobbiamo raccontare, la storia di Mario, il panettiere 3.0. Quando andiamo a raccontare la storia di Mario non ci limiteremo a fotografare sempre e solamente Mario e quello che fa Mario, ma anche dove eh, Mario ha la sua attività, chi sono i suoi clienti, quali sono le sue attrezzature, in modo da far venire fuori il suo, i suoi stati d'animo, il, il suo pensiero e creare anche tutta l'atmosfera che c'è intorno al suo lavoro e perché Mario è il panettiere 3.0. Potrà capitare eh, che eh, ci troveremo davanti a una, una situazione imprevista. Bene, in quel caso dovremmo essere abbastanza curiosi da seguire questo imprevisto, questa situazione, perché potrebbe invece aprirci degli scenari nuovi e permetterci di scattare delle foto che assolutamente sono interessanti e che non avevamo neanche immaginato di poter trovare davanti ai nostri occhi. A tal proposito mi piace citare Dorotea Lange che dice eh, che... Chi parte sapendo già cosa fotografare rischia di fotografare solamente i suoi preconcetti. Altro aspetto molto importante è quello del rapporto con i, nostri, con i nostri soggetti. Dobbiamo ricordarci che non abbiamo assolutamente il diritto di fotografarli privandoli della loro dignità. Prima ancora di essere i nostri protagonisti, i nostri soggetti, Dobbiamo ricordarci che sono degli esseri umani, che hanno una propria dignità e una propria vita e dobbiamo rispettarla. Anzi, probabilmente nel caso in cui eh, in caso di violenze o soprusi eh, che hanno tolto loro la dignità, quello che possiamo provare a fare attraverso la fotografia è restituirgli la dignità che gli è stata tolta, quantomeno provarci. Quanta più pazienza avremo noi di entrare in sintonia con loro e quindi ascoltando le, le loro storie, tanto più anche il nostro lavoro ne beneficerà nel senso che potremo avere accesso a eh, situazioni, eh, spazi che fanno parte di una sfera privata probabilmente che eh, sarebbe altrimenti difficile violare. Le nostre fotografie risulteranno in questo modo più naturali, più spontanee, perché il soggetto non, non, si, porrà, in, non si metterà in posa, ma continuerà a, fare le, le, le sue, eh, continuerà a svolgere la sua vita naturalmente come se noi non esistessimo. Mettiamo il caso in cui appunto siamo fuori in viaggio a lavorare e giorno dopo giorno avremo la possibilità attraverso il computer di scaricare le fotografie e iniziare a vedere che cosa stiamo producendo per darci un'idea di come procede il nostro lavoro. Questo ci dà due vantaggi, appunto, intanto il fatto di sapere che, cosa, eh, che fotografie ci mancano e come le abbiamo, quali sono le fotografie che più o meno abbiamo realizzato finora, ma anche quello eventualmente nel caso in cui abbiamo trovato una situazione eh, che era molto interessante ma che per ragioni di tempo, spazio, situazione, luce, non siamo riusciti ad interpretare e non siamo soddisfatti di come l'abbiamo eh, interpretata, abbiamo la possibilità di Vedere ed eventualmente se abbiamo tempo ritornarci e lavorarci meglio, perché una cosa importante è quella di non tralasciare nessun dettaglio, vale a dire se ci troviamo davanti a una situazione interessante non limitiamoci, se ovviamente la situazione lo consente, se c'è il tempo, non limitiamoci a fare uno scatto velocemente ed andar via. Proviamo a lavorarci, eh, proviamo ad avvicinarci e ad allontanarci, diamo importanza all'inquadratura, cioè cerchiamo di, di trovare il giusto compromesso tra l'inquadratura e il contenuto. Vale a dire che. Cerchiamo di dare la massima importanza al contenuto attraverso la giusta inquadratura. Questo lo facciamo eh, muovendoci sulla scena, cioè avvicinandoci al, al soggetto, allontanandoci, provando a cercare delle angolazioni che rendono al massimo il contenuto. Il giusto compromesso sarà il risultato migliore. Ma quando possiamo definire un lavoro concluso? Quando tutte le informazioni raccolte rendono il racconto esaustivo. E le immagini che abbiamo raccolto a loro volta le contengono al loro interno. Quando torneremo a casa probabilmente inizierà quindi la fase di, di editing, eh, consiglio sempre una breve, un breve periodo di sedimentazione della memoria. Questo perché eh, probabilmente quando torniamo siamo ancora eh, carichi emotivamente e la nostra scelta delle fotografie potrebbe essere influenzata dal nostro stato emotivo. Cosa vuol dire fare l'editing? Fare l'editing sostanzialmente significa fare ordine nel disordine. Avremo talmente tante immagini che dovremo andare a scegliere quelle che meglio raccontano la storia. Per fare questo dovremo andare a pescare sicuramente dall'esperienza narrativa cinematografica o della letteratura cioè vale dovremmo creare un racconto che abbia un'introduzione. Che lentamente che generalmente appunto è la foto di apertura, che deve essere, come dicevo prima, un'immagine eh, forte, bella e al tempo stesso di, 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 di chiara lettura. Dopo l'immagine di, di apertura andremo a eh, cercare delle immagini che lentamente ci introducono nella storia, cioè che non svelano completamente il soggetto, ma che ci conducono verso il corpo. Il corpo che invece sarà appunto la, eh, il soggetto sarà centrale e faremo seguire ancora delle immagini che lentamente ci conducono verso un'uscita che può essere un'uscita in crescendo oppure un'uscita a calare. Sicuramente una cosa che non dovremo fare è quella di seguire una scansione temporale. Può darsi che la prima foto scattata possa essere la foto di chiusura mentre viceversa la foto di chiusura può diventare una foto di, di, di apertura. Altra attenzione eh, da seguire è quella che se eh, per ragioni narrative Poniamo 3-4 fotografie che come dire, tendono ad avere al loro interno una calma, probabilmente forse il caso, esattamente come può succedere in un film o in un romanzo, provare a mettere un'immagine che invece sia di forte impatto e quindi crei una, una, una sorta di effetto sorpresa che riporta l'attenzione dello spettatore sulla, sulla storia che stiamo raccontando. Altre immagini da inserire nel nostro editing finale sono le cosiddette virgole. Eh, sono delle immagini eh, che servono a eh, creare un passaggio da un momento all'altro della storia o a creare anche dei, dei momenti di eh, respiro eh, durante la, la narrazione. Eh, possono essere delle immagini di dettagli. Oppure possono essere immagini di nostre sensazioni rispetto a quello che, che, che ci circondava. Può essere un cielo, può essere una nuvola, può essere un albero, può essere eh, il volo di un uccello, o come un cane che, che è un, un, un cult forse anche troppo abusato. Come già dicevo prima, le foto panoramiche. Le foto panoramiche che servono oltre a contestualizzare possono avere anche un effetto. Sorpresa che fa respirare eh, il racconto, cioè, se siamo stati, mh, se abbiamo concentrato l'attenzione nel racconto in una stanza, forse oppure siamo troppo vicini al soggetto, il fatto di porre una panoramica all'interno del racconto serve anche un attimo a portarci lontano da quello, farci respirare prima di ritornare di nuovo sul, sul, sul soggetto in, in primo piano. Un'altra regola ancora è quella che se abbiamo due o tre fotografie che si somigliano molto, cerchiamo di sceglierne una, perché altrimenti renderemo il, il racconto ridondante. Eh, quindi cercheremo di privilegiare la fotografia che è più bella, oppure quella che all'interno del, del, del racconto ha una, una coerenza. A proposito di coerenza, non abbiamo paura di eliminare foto che sono bellissime, eh, ma che appunto non hanno coerenza con il resto del racconto. Quante fotografie eh, dovremo inserire all'interno del nostro reportage? Dipende dall'utilizzo che ne faremo, eh, perché se sarà per una mostra dovremo fare un tipo di editing e un certo numero di fotografie. Se sarà per un libro sicuramente eh, la nostra selezione dovrà essere più ampia e sceglieremo molte più fotografie. Se invece è rivolto a dei settimanali, quindi a dei news magazine, probabilmente la, la selezione dovrà girarsi intorno ai 25, alle 25-30 fotografie per dare così la possibilità a un fotoeditor di, di, di un'ampia un scelta. Quando montiamo il servizio, eh, perché la sequenza possa funzionare esattamente come nelle scene dei film, cioè tra lo stacco e l'attacco di, di una scena eh, con l'altra, eh, lo spettatore non deve avere sussulti Per fare questo, eh, dovremo creare una corrispondenza tra, tra le immagini, delle assonanze cromatiche eh, tra una foto e l'altra, piuttosto che delle corrispondenze geometriche o eh, delle, delle, delle corrispondenze, delle linee di forza all'interno delle, delle, delle fotografie o anche solo dei rimandi di luce. A questo punto, una volta selezionate le fotografie, eh, inizieremo una fase di post-produzione. A proposito di questo, io eh, sono del parere che eh, una post-produzione esagerata eh, va a inficiare il, il contenuto, le post-produzioni a mio avviso eh, sono delle, delle mode che possono poi col tempo variare, il contenuto invece è qualcosa che resterà per sempre. A questo punto non mi resta che augurarvi buon viaggio e buon lavoro.